Abbiamo forse tutti un solo padre? E la prima lettura di oggi, questa è la domanda che il profeta Malachia presenta 400 anni prima di Cristo ai sacerdoti che non rispettavano l'alleanza. Il profeta parla della paternità di Dio, mettendo insieme creazione e alleanza. Forse non ci ha creato un unico Dio, perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Ecco, ci lasciamo guidare da queste parole in questa celebrazione, nella quale la gioia del giorno del Signore si aggiunge alla ricorrenza del 40° anniversario della morte di Giorgio La Pira, la cui memoria viene ancora tra noi, accompagnata da ammirazione e gratitudine per la sua testimonianza di vita. Sono trascorsi 40 anni da quel sabato senza veste nel quale egli concluse la sua esistenza terrena. La domanda del profeta, non siamo tutti, forse non abbiamo tutti, forse un solo padre, ci aiuta a ricordare il professore e di studiare per noi la sua opera e il messaggio di tutta la vita. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Sì, proprio così insegnava la Bibbia. Così scriveva nel 1952. Cos'è l'essenza del cristianesimo? Una glorificazione anzitutto interiore del Padre, una permanenza interiore di adorazione, di attesa, di speranza, di amore, una anticipata immersione nelle divine purità dei cieli. Il terreno sicuro per comprendere la vocazione politica, culturale, sociale di Giorgio La Pira è un fatto che diede alla sua vita una direzione decisiva e che viene documentato dal professore come avvenimento. L'Ossetti lo descrive come un fatto mistico. La Pira definisce questo evento come un incontro. Egli scrive: epoca di luce e inizio di unione col Maestro. Con queste parole egli definisce la sua conversione, annotando una data precisa. Io non dimenticherò mai quella Pasqua 1924 in cui ricevei Gesù Eucaristico. Mi sentì nelle vene circolare un'innocenza così piena da non poter trattenere il canto e la felicità smisurata. Lo scrive così all'amico Salvatore Cugliano. È significativo anche che egli abbia annotato questo ricordo nel suo digesto, in uno dei libri cioè che maggiormente utilizzò per il suo impegno di docente. Difatti, al di fuori della sua esperienza di fede, non è possibile comprendere il suo impegno intellettuale, politico, religioso e sociale. Proprio l'esperienza della fede ritrovata che La Pira cominciò a vivere sin dal 1924, dopo quel che gli chiama un periodo di concitazione, cioè di ricerca e di riflessione, lo portò a vivere per tutta la vita il proprio cristianesimo, sentendosi solidale con ogni uomo, riconoscendo che il dono della comune paternità rende tutti gli uomini fratelli. Disse: la concezione cristiana di Dio include necessariamente una concezione determinata dell'uomo, della società, della storia del mondo. Essa costruisce in un dato modo, secondo un certo principio di solidarietà e di dipendenza.
questo disegno di salvezza in cui Dio si rivela come Padre, invita a riconoscere gli uomini come fratelli, ma con un altro impegno di la vita in difesa della persona umana. La sua vita, i suoi gesti, tutta la sua azione politica forma, per così dire, tanti cerchi concentrici intorno alla difesa del valore della persona umana e dei suoi diritti. La peculiarità del Sindaco Santo è stata quella di ricordare che la dignità e il valore dell'uomo deriva dalla relazione che solo l'uomo può avere con Dio, con il Padre. Scrive la Bibbia: vedere Dio, essere a Dio mente ed affetto totalmente uniti. Il cristianesimo è essenzialmente, con la mediazione della Chiesa, tutto. Gesù lo ripete continuamente: la vita eterna è questa, conoscere te, colui che ha mandato, Gesù Cristo. Il regno di Dio è dentro di voi. Se qualcuno mi amerà, il Padre mio lo amerà e verremo a noi, faremo sosta presso di noi, restare nell'amore di te. Il messaggio della vita di Giorgio da Piramus, come l'abbiamo declinato, resta una grande attualità nella nostra vita. Difatti, la difesa dei diritti inalienabili della persona umana, ancorata a questo principio trascendente, appare una via irrinunciabile per il futuro del mondo. Davanti alla lotta contro i trafficanti di esseri umani, al dramma odierno delle migrazioni, ai continui attacchi terroristici, alle tragedie dei tanti morti nel mar Mediterraneo, oppure dinanzi a una condizione estrema di povertà spirituale, troppi hanno perfino smesso di cercare un senso alla vita, e materiale, milioni di persone rischiano ancora di morire di fame, in un tempo in cui si interessa povertà spirituale e sociale, in una storia attraversata dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare la morte, nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. In questo tempo è necessario poter sperare nel sogno profetico di la Bibbia, credendo che la paternità di Dio governa il mondo con amore e geometrica esattezza, nonostante la libertà e la responsabilità concesse ai popoli e al mondo. Possiamo poi leggere il detto di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo: chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato. Parole in cui possiamo riconoscere l'immagine dell'azione e dell'opera di Giorgio da Piramide in favore della persona umana. La sua grandezza è stata quella del cristiano che, come il maestro, si fa servo e amico. La rivelazione della paternità di Dio, secondo il professore, include l'esperienza della contemplazione e quella dell'azione. Lo spirito cristiano, sono parole del 1943, è orientato verso i fratelli sofferenti, come il ferro verso la carne. Dove c'è il dolore, ivi vengono istintivamente a congregarsi gli atti dell'amore. Con questa convinzione, che dal 1951 egli accettò di fare il sindaco a Firenze, perché mediante questo potere avrebbe reso un servizio alla città, uno strumento a servizio del bene comune, per essere più vicino alle necessità della popolazione, della persona umana, in quanto per lui era chiaro che il potere ha per fine il bene comune della persona. Dall'adorazione del Padre al servizio della persona umana, in particolare di quella più bisognosa, e la prospettiva nella quale si è svolta la straordinaria vicenda biografica di Giorgio da Piramide. Non è forse questa comune vocazione di tutti gli uomini, quella della comune paternità di Dio
che portava la vita a credere anche nell'unità fra tutti i cristiani, una unità che è il segno, lo strumento e la condizione dell'unità del mondo. Infatti, se ci sarà unità fra tutti i battezzati, come andava sempre la prima, se la Chiesa si unifica, il mondo si pacifica e si unifica. Anche oggi, osservava il professore, bisogna chiamare i giovani a farsi portatori di un cristianesimo che mostri concretamente il suo duplice volto, interiore ed esterno, contemplativo e attivo, adorante e operante, che adora il Padre e si piega amorosamente sul fratello. Signori, in questa basilica, a 40 anni della morte di Giorgio La Pira, accogliamo il suo messaggio profetico di fede, di carità, di servizio alla persona, di speranza, riconoscendo a questo messaggio una straordinaria attualità e un esigente richiamo a un cristianesimo capace di incarnare il Vangelo della storia, così come lo è stato attraverso la testimonianza di Giorgio La Pira. Concedesti al tuo servo Giorgio La Pira la grazia di amarti e di testimoniarti in modo ammirevole nella vita culturale, sociale e politica del nostro tempo, concedi le grazie che ti domandiamo. Fa che sia riconosciuta dalla Chiesa l'eroicità delle sue virtù, perché come fu un esempio di vita laica cristiana in terra, sia anche venerato come ispiratore di giustizia e di pace dal cielo. Amen. Signore sia con voi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto sempre. Preghiamo. O Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Dio, degnati di benedire questo pane con la tua santa benedizione, affinché sia per tutti coloro che lo ricevono fonte di salute dell'anima e del corpo e sia rimedio contro tutte le malattie e le insidie del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, pane vivo che dà vita al mondo e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La causa. Complessivamente leggetevi l'articolo che Riccardo Bici ha scritto per Avvenire l'altro ieri, è precisissimo. La situazione è questa. Manca una notizia che ribadisco prima già noto. Cioè, dopo 10 anni finalmente è stata redatta la posizione, che significa la sintesi di tutta la documentazione che era stata raccolta a livello diocesano. 10 anni fa si è concluso il processo diocesano e inviata finalmente la posizione, cioè il volume che raccoglie la sintesi di tutti questi atti, è stato depositato presso la Congregazione per le cause dei Santi. A questo punto, secondo le norme, questa posizione doveva essere esaminata dalla consultori storici. Consultori storici. Ci sono degli storici che devono esaminare
no? Se tutto è stato, se la posizione riflette la verità intorno alla storia, del contesto e della persona. Questo però, su mia richiesta, il Papa lo ha abbonato, diciamo così. Questo è stato, è un passaggio che salta perché è talmente, non va agli storici. No, perché è talmente nota la personalità di La Pira che non ce n'è bisogno. E quindi la posizione dove va? Allora, la posizione dovrà andare al secondo passaggio, che è l'esame dei consultori teologi, una commissione di 9 teologi che devono esaminare la vita e le virtù di questo uomo, la fama di santità e l'assenza di culto, cosa molto importante. Cioè, cioè senza culto significa che non si prega La Pira, si prega Dio che riconosca La Pira. Non si può pregare La Pira finché la Chiesa non dice è beata, ma bisogna che sia riconosciuto che tutta questa gente qui e nel mondo, tutti siano convinti che La Pira ha esercitato le virtù cristiane in forma eroica, in forma straordinaria. Allora, se c'è la fama di santità, prima cosa, se c'è l'assenza di culto, se le virtù della Pira sono state esercitate in maniera straordinaria, si dice eroica, a questo punto i teologi danno il loro voto, uno ciascuno, poi fanno una riunione insieme, il voto tutti insieme, e passa alla plenaria della congregazione, che è divisa in 2 turni la plenaria, sono 10 cardinali e 10 vescovi per ogni turno, i quali esaminano la posizione e i voti dei teologi e danno il loro voto finale, che va sul tavolo del Papa, il quale a quel punto, se il voto della congregazione è stato positivo, a quel punto fa il decreto che questa persona ha esercitato in modo eroico le virtù, tutti lo ritengono santo, quindi è da considerarsi venerabile. Si può ipotizzare in un anno questo passaggio? Ecco. Non esistono tempi certi. Esistono cause, io l'ho visto, che stanno lì ferme per 10 anni. Ma il Papa vuole molto bene alla fine. Questo è senz'altro. Allora, quindi, diciamo così, i tempi delle cause possono essere brevi e lunghi. Potrei fare altri esempi di servi di Dio fiorentini, le cui posizioni sono state depositate 3, 4, 5, 7 anni fa e ancora non vengono esaminate, perché c'è un ordine così. Però ovviamente l'interesse della Chiesa nei confronti di una figura così straordinaria può far sì che, no, questo certo, è l'augurio, si acceleri, diciamo, certo. L'auspicio è quello che abbia un'accelerazione la causa. E il senso è anche questo della decisione del Papa di non far fare l'esame dei consultori storici, quello di accelerare. Capito? Quindi noi tempi certi non li abbiamo, però possiamo sperare in un cammino abbastanza agevole di questa causa. Se so di più poi ve lo dico. Secondo lei si può immaginare che il Papa bruci ulteriori tappe? Per esempio vada avanti nel processo di beatificazione anche in assenza di miracoli? No, aspetti, noi siamo arrivati a farlo venerabile. Non l'abbiamo fatto ancora bene. Una volta che lo sarà. Perché no? Una volta che è venerabile c'è un altro processo, cioè deve essere presentato un miracolo al Tribunale diocesano, che il Tribunale diocesano giudica possibile l'evento ottenuto ottenuto in onore del santo da Dio, cioè che Dio ha voluto onorare il santo in questo, e non potendo ancora pregarlo lui non può fare i miracoli. È Dio che fa il miracolo e con questo onora il santo, mostra cioè che il santo onora il servo di Dio e mostra quindi che può diventare beato. Questo processo è un altro processo, prima a livello diocesano, poi a livello romano. Su questo alcuni casi in cui i papi hanno il caso più noto è Giovanni XXIII, dove il passaggio non a beato però, ma da beato a santo è avvenuto senza che fosse stato esaminato il secondo miracolo. Io di beato fatto senza il primo miracolo, uno conosco, era mia Santa Angela da Foligno.
Angelo Foligno fu fatta beata senza miracolo. Senza miracolo. Esatto. Ma quello è un altro processo, non è un processo sulla virtù, si chiama, adesso non mi ricordo più, vabbè, forse Franco, se vediamo se ti viene in mente. No, è un nome latino che ora mi sfugge. Vabbè. Senta, e invece il destino del convento? Visto che ne hanno convento, parlato. Io, il mio auspicio è che qui resti una comunità. Quale comunità possa essere non lo sappiamo, data la grave crisi vocazionale in cui si trova attualmente la provincia dei Dominicani. Quindi anche in un altro ordine? No, l'ho detto la provincia, non ho detto i Dominicani. No, ma lei ha detto quale comunità non lo sa, in che senso? Nel senso che potrebbe essere un'altra provincia dominicana. Ah. Si parlava di Dominicani. Io sì, esatto. faccio un esempio. Il convento di San Francesco d'Assisi non è retto da una provincia, ma da tutte le province del mondo il generale si fa avere dei frati che temporaneamente stanno al Sacro Convento ad Assisi 2, 3, 10 anni e poi tornano nella loro provincia. Se una provincia non è in grado di esprimere da sola le forze adeguate, questa potrebbe essere una soluzione. Per garantire una presenza. Una presenza, qui. Una presenza. Questo è il mio auspicio. Io ho espresso questo auspicio a livello del padre generale. Quindi l'auspicio del cardinale, già espresso a livello del priore generale dei Domenicani, è quello che qui non manchi una comunità che, se non è in grado di esprimere la provincia, possa essere data dall'aiuto di altre province, un'altra, più province facciano loro. Questo è il mio auspicio. Al momento però la comunità continua ad esserci. In questo momento ancora c'è, nel senso che la decisione che è stata già fatta dalla provincia e ratificata a livello di generale non è stata però ancora attuata. Quindi c'era un anno di tempo? Non lo so. Sì, ancora non è stato uno un anno. Però se no, la provincia ha preso la sua decisione, per attuarla ancora del tempo. L'auspicio è che l'ordine in quanto tale non manchi di, perché qui non dimentichiamo. Quindi un ordine a livello quindi superiore, sì, della sì, provincia. La provincia sarebbe la provincia italiana. La provincia romana. Romana. Che è l'unione di due province. E qui il problema è anche i due conventi di Santa Maria e di San Marco facevano riferimento a due province diverse, che però quella romana e quell'altra Santa Caterina a Siena e l'altra titolo, che si sono fuse però. Ora sono fuse. Sì, sono diventate la provincia romana. Quindi tutte e due afferiscono la stessa provincia.